La prima domanda è abbastanza scontata. Tu vieni da un campionato molto brillante personalmente col Trapani, anche se siete retrocessi per i motivi che tutti sappiamo. Avevi sicuramente un mercato abbastanza importante, so che ti voleva il tuo ex allenatore Castori. Hai scelto Palermo, una categoria più sotto, vuol dire che credi nel progetto. Cosa ti ha fatto decidere per tornare in Serie C, dopo aver fatto un ottimo campionato in Serie B? Sì, sicuramente la mia intenzione non era quella di scendere di categoria, perché ci ho messo tanto, ho sudato tanto per andare a giocare in Serie B e l'anno scorso è andata anche discretamente, abbiamo raggiunto una salvezza sul campo. Però quando è arrivata una chiamata dalla società come il Palermo, sinceramente sembra scontato dirlo, ma non ci ho pensato due volte. Mi hanno molto impressionato per il progetto, per l'ambizione. Insomma, è un nome, una piazza che non devo essere io a presentarla. Sì, se posso completare, Boscaglia ha già detto ovviamente per un giocatore che ha fatto un ritiro abbastanza così a singhiozzo, no? Definiamolo come quello col Trapani, sarà necessario se non un mese, insomma un periodo di adattamento. Ecco, tu in quanto tempo ti auguri di essere pronto per poter dare subito un contributo alla squadra che tra l'altro avendo perso Palazzi non ha moltissimi Ma giocatori? io sì, non ho avuto modo di allenarmi con una squadra come hanno fatto tutti, però mi sono sempre allenato da solo. Credo di stare bene, sicuramente mi manca un po' la palla, però io sono a disposizione. Già oggi ho fatto più allenamento con la squadra, quindi sto bene, non vedo l'ora di poter scendere in campo. Poi sicuramente il mister sa lui o sa meglio di me quando sarò pronto. Buongiorno, sono Fabrizio Vitale, la Gazzetta dello Sport. Volevo chiederti come prima domanda se ci puoi raccontare quando è avvenuto il primo contatto con il Palermo, se è una cosa che è avvenuta nell'immediato, in maniera molto veloce, o c'erano già stati dei No, sì, contatti prima? appena ho ricevuto la chiamata dal direttore, mi hanno subito impressionato per la voglia, per il progetto come mi hanno presentata, anche se non c'è molto da presentare un nome come Palermo. Quindi appena arrivata la chiamata, sinceramente io non ci ho nemmeno pensato 2 minuti. Ho subito detto al mio procuratore che la cosa mi interessava e poi abbiamo fatto tutto super velocemente. Non ho tenuto in considerazione nient'altro. Ritrovi Ogier, che è stato tuo compagno lo scorso anno. C'è qualche altro giocatore con cui tu hai giocato nel Palermo di questa Sì, ho stagione? fatto il ritiro con Marconi a Cremona e poi bene o male li conosco tutti, ho giocato contro diverse volte contro tutti, quindi bene o male mi sento già ambientato. Ti ho visto dalla tua scheda personale che sei un centrocampista che va molto in gol. Ho visto che un anno addirittura ne hai segnato 10, se non vado errato. È una tua caratteristica precipua oppure dipende dal modo in cui gioca la squadra? Ma io sicuramente quando ho avuto l'opportunità di giocare con continuità, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, cioè sono sempre andato in rete, è la mia caratteristica. Poi io do tutto, sicuramente voglio aiutare i miei compagni e dare tutto per la squadra. Poi c'è la mia caratteristica perché ce l'ho nelle gambe di inserirmi, però la prima cosa è aiutare il gruppo e dare una mano a tutta la squadra. Ultima, se posso per me, meglio centrocampo a 2 o centrocampo a 3 per te? Ma per me è indifferente, basta che la squadra sia amalgamata, che dà tutto, che è su tutti i palloni, poi qualsiasi modulo va bene. Io è normale, io ho sempre giocato a centrocampo a 3, ma non è assolutamente un problema. Ho fatto anche il terzino, faccio anche tutti i ruoli, basta che aiuto la squadra. Buongiorno. Sì, buongiorno Gregorio, Benedetto Giardina del Giornale di Sicilia, benvenuto. Grazie. Chiederti qual è stata la prima impressione che hai avuto da Boscaglia in questo primo allenamento che hai fatto oggi, se già conoscevi il mister, se ti ha stupito qualcosa in particolare del suo atteggiamento. No, ma oggi mi sono allenato, abbiamo fatto un allenamento, naturalmente chi ieri non aveva giocato tutta la partita, e ho notato un allenamento bello intenso, tanta quantità e sono molto contento. Non vedevo l'ora di potermi allenare insieme a tutti i ragazzi e sono molto felice. Non vedo l'ora di ambientarmi meglio nello spogliatoio, anche se penso che farò super velocemente.
e quindi non vedo veramente l'ora di festeggiare insieme a tutti. E di Boscaglia che impressione ti ha dato? No, sicuramente un'impressione ottima, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni e io sono a disposizione, non vedo l'ora di poterlo aiutare. Grazie. Prego. Esposito. Sì, ciao Gregorio, benvenuto. Io volevo chiederti, grazie, tu a Palermo hai avuto, anche se per pochissimo tempo, Di Donato come allenatore e anche Porchia. Prima di arrivare a Palermo li hai sentiti? Sì, certo, con Daniele Di Donato, il mister, abbiamo instaurato un buonissimo rapporto e lo ringrazio veramente. Prima di venire qua ci siamo sentiti, abbiamo parlato e mi ha detto vai ad occhi chiusi, una cosa che avevo già fatto, però mi ha dato anche quell'input in più, lo ringrazio. Sì, ho conosciuto veramente due persone fantastiche, sia lui che il direttore Porchia. Purtroppo non ci ho potuto lavorare insieme, però in un futuro non si saprà mai. Ciao Gregorio, benvenuto. Grazie. Ti faccio, per quanto riguarda il torneo di Serie C, tu che hai esperienza anche di una categoria superiore, qual è secondo te la cosa che ti preoccupa di più in questo girone, soprattutto quello meridionale, e dove che la squadra e il gruppo dovete essere pronti per cercare di centrare l'obiettivo? Grazie. Ma, ogni partita è complicata, tutte le partite sono molto difficili, è dura portare 3 punti a casa ogni partita. Non bisogna essere bravi ad affrontare partita per partita al massimo dell'impegno e della voglia. Poi sicuramente ci toglieremo tante soddisfazioni. Il gruppo aiuta tanto e penso che non ci siano problemi. Sì, ciao, buongiorno, sono Valerio Trippi di Repubblica. Ti volevo chiedere che situazione ti sei, la conosciamo ovviamente, però vista dall'interno probabilmente no, che situazione ti sei lasciato alle spalle a Trapani e se puoi dire qualcosa ai tuoi ex compagni, ex tifosi, diciamo, che ancora non hanno trovato una sistemazione come invece hai fatto tu. No, e per quanto riguarda Trapani, per me è stata un'esperienza fantastica, forse la più bella da quando gioco a calcio. Ho conosciuto delle persone fantastiche e una regione fantastica, e anche grazie a questo non ho esitato un secondo a venire a Palermo. E per me Trapani è stata veramente un trampolino di lancio e ringrazierò sempre tutti i tifosi e soprattutto i miei compagni e lo staff. Per quanto riguarda quello che è successo, spero che chi di dovere pagherà, perché hanno veramente rovinato tutto quello che avevamo fatto noi e quello che erano riusciti a fare i tifosi nell'arco degli anni. Quindi saluto tutti e do un abbraccio forte a Trapani. E un'altra curiosità, dicevi poco fa che conosci diversi dei giocatori con i quali ti troverai adesso a lavorare insieme, ti voglio chiedere se proprio in considerazione di questa tua conoscenza e guardando un po' le altre rose, hai già un'idea di dove può arrivare questa squadra? Ma io, secondo me, è stata una squadra che è stata fatta un po' passo dopo passo, non ha potuto fare amichevoli durante il periodo di ritiro. Quindi sicuramente questa cosa qui un pochino la paghi, però io penso che la squadra è forte, molto unita, e partita per partita poi tireremo le somme alla fine dove saremo arrivati. Sì, all'inizio hai detto non volevo scendere di categoria, poi alla fine però davanti alla chiamata del Palermo non si può dire di no, quindi l'obiettivo per te a livello personale qual è? Quello di risalire già quest'anno in quella categoria che hai lasciato? Ma io, per me, una squadra come Palermo, io non mi ritengo di giocare in Serie C. Per me, come l'anno scorso, i ragazzi che sono venuti qui non si ritenevano di giocare in Serie D. Cioè, Palermo è Palermo, quindi non faccio attenzione a contro chi gioco e alla categoria. Vado in campo per dare tutto e per riuscire a festeggiare. Poi vediamo alla fine dove arriviamo. L'ultima, se posso, vista l'emergenza al centrocampo, se Boscaglia ti chiedesse di giocare già domenica con la Verdino, saresti in grado di sostenere anche, non lo so, un tempo o poco più? Io sono a disposizione anche per 30 secondi.